Iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perderti altri video. Ciao! L'aria fredda inibisce i riflessi, ma Rodrigo sa che agli ufficiali dell'Accademia questo poco importa. La prova è semplice. Schivare, schivare, schivare e ancora schivare. Insieme con il suo compagno di corso, Izo, ormai da quasi un'ora sta evitando di essere colpito da oggetti acuminati. Hanno passato l'adolescenza insieme. Hanno mangiato insieme. Insieme hanno dormito uno di fianco all'altro. Sono puliti le ferite di ogni prova fallita. Ed è proprio per questo che Rodrigo e Izo hanno creato un legame indissolubile. Ed è proprio questo che Rodrigo pensa quando deflette una lancia in arrivo sulla costola di Izo, provocando la fine della prova. Stop! La punizione è più fredda dell'aria nella quale hanno respirato fino ad ora. Lo sguardo di disapprovazione dell'ufficiale dell'Accademia. Uno sguardo di un padre deluso. Botti piene di rum, per notti a mezzaluna, alla via così in un viaggio di fortuna. Hey, mille notti in mare, mille miglia via da qua, mondi senza nome, mostri nelle oscurità. Hey ho, hey, hey ho, hey ho, hey ha. Botti piene di nulla e polvere in cambusa, questa nave è già un bel pasto di balena. Hey, mille notti in mare, mille miglia via da qua, mondi senza nome, mostri nelle oscurità. Hey ho, hey, hey ho, hey ho, hey ha. Ti ricordi Turim e Damien? No. Ti ricordi? T'ha steso. No. Oh, io sono è vero, ma ha senso. Benvenuta sì, nel club. No. Mount Kiwi. Sei Monkey. Monkey Way. Monkey Way. Monkey Way. Panama, Fedora. No, no, giusto, giusto. Bevici su, bevici Barry. Su. Ma è caldissimo, che impressione. Hai presente sulla funivia che ti parlavo di Damien e Turim? Sono quelli che vogliono fare della spazzatura un altro utilizzo, un po' più religioso, un po' più scaramantico. Già all'inizio io non ero d'accordo, mm-hmm. Adesso stanno davvero creando dei problemi a tutti. Quindi non è più una questione di cosa vogliono fare loro, ma è una questione di smettere di fare questa cosa, con le buone o con le cattive. Quindi, realisticamente, che cos'è questo gigante di cui stava parlando quel tizio? Credo che stia interpretando fenomeni naturali che sono successi. Ciò non toglie che si narrano delle leggende sul vulcano dell'isola. Mm-hmm. Io però non ne so molto. Mi occupo più che altro di viaggiare qui e di lì, insomma, di leggende ne ho sentite. Possiamo andare a chiedere, potrebbero essere le ultime cose che ci diranno prima di buttarli nel vulcano. Tu vivi in quest'isola da molto tempo, quest'isola dopo tutto la controlli tu e Donatiel, se non sbaglio. No, guarda, in realtà non sono originaria di qua, ci sono arrivata per questioni personali, mi sono legata alla storia di quest'isola e poi ci sono rimasta un po' intrappolata e diciamo che, insomma, sai, qualcosa devi fare durante la giornata, quindi mi sono un po' preoccupata della buona riuscita di alcuni progetti che avevo in mente. Queste persone sbarravano la strada a me e... Che stai facendo? Io non l'ho vista arrivare. Si nasconde dietro Panama. Che mi stava ascoltando. Merda. Faccio in tempo a prenderle il blocchetto. Si nasconde dietro Panama. Panama ti fermerebbe subito. Io vedere chi è più veloce. Proviamo.
Tiro anch'io. Facciamo un rischio contrapposto. Vai, inventiamoci un rischio contrapposto. Inventiamoci le regole. Vi aspettiamo nella sezione commenti. Esatto. Grazie. Mannaggia la spietta. Che Virginia, glielo faccio vedere io a Virginia adesso. No, povera Virginia. Tu stai zitto, guarda il sole, brilla di luce propria nel sole. Non sono proprio benissimo guardare il sole. Sono cieca adesso. Vai. Vorrei tirare di più con mira, però mi sa che non ho... Cioè, sparare un blocchetto non è... Sparare un blocchetto. Posso... Perché ho più dadi in mira. Posso provarci anch'io, in caso? Prima lei, comunque. Sì, sì, io tiro su furto. Però in realtà tu non sai che non avevo voglia di condividere queste informazioni. Ma io ho visto... Quindi... No, non è tanto per le informazioni. Io ho visto una tizia che mentre noi stavamo parlando stava facendo così. A me dà fastidio. Cioè, okay. A prescindere dalle informazioni, a me dà fastidio che io sto parlando con qualcuno e c'è sta qua che così che mentre mi guarda. Facciamo così. Nello stesso momento abbiamo più o meno la stessa voglia di fare la stessa cosa. Ma tu vuoi bloccare lei? Io voglio prendergli il blocchetto. Sì. C'è una dinamica interessante. Potete usare un punto eroe per aiutare la vicenda. Quindi puoi usare il tuo punto eroe, cara la mia Kyla, sì, per dare uso. Tre dadi in più. Tuo. Grazie. Quindi tu devi lanciare il punto eroe a lei e lei deve lanciarlo a Luca adesso per regola. È vero. Beh, devi far così, sì. Lanciarglielo. Sì. E tu devi prenderlo al volo, se no non si attiva. Ok, adesso oh, devi lanciare Luca. Attenzione. Se non lo prende ci ritorna. Oh! Yes! Quindi io ne ho 5, col punto se ne aggiungono 4? Se ha cameratismo, sì. Ho cameratismo. Ah, ancora 4. 4. Ho 9 dadi per prendere un blocchetto. Allora. Ok, uno. Vinto. Due. Aspetta, aspetta. Ne ho fatto uno, non... Voglio vedere quanto ci riesco bene, questa era 5. 4 successi. Quello che faccio è, più o meno non so qual è la distanza tra me e lei, però la noto, senza farle capire che sono allarmata, faccio due passi indietro e semplicemente faccio questo. Perché stavo tipo armeggiando, pensando, e faccio questo da sotto. Ok, Virginia stava scrivendo qualcosa, quindi parte via, salta. Panama vede la scena ma non riesce a prenderla al volo, ti arriva in mano il blocchetto degli appunti di Virginia. Vedo che a qualcun altro piace farsi gli affari nostri. Cosa stai scrivendo? E lei si era nascosta dietro a Panama e Panama risponde: non si deve preoccupare, signorita Maria. Sono solo dei disegni, degli appunti, niente di grave. E infatti noti che nel blocchetto degli appunti ci sono dei disegni molto belli. Molto, okay. Non sono caricature, sono molto realistici. Ed effettivamente sembra che sia un blocchetto di disegno. Se sfogli le altre pagine vedi un disegno di Bacto, vedi un disegno di Panama che sta combattendo, di una nave, la mappa di John Cook. Ok, ok. Me lo sfoglio. Non lo rovino. Scritte niente? Poche. Tipo appunti. Io sbircio. Per caso mi concentro più sulle scritte che sui disegni. Per caso intuisco qualche codice segreto nei suoi appunti? No, sembrano appunti come se dovesse scrivere relazioni in futuro. Ah, tipo okay. Come se fossero appunto appunti universitari. Ah, ok, chiaro. Io quando sfoglio le pagine che arriva sulla mia, proprio vedi che mi illumino, le guardo e sono proprio felice, cioè mi riempio... È un bel disegno e l'ha fatto in pochi minuti, quindi... Io voglio guarda vedere il disegno mio e suo, che tipo parliamo però quasi a Yuri. Quasi a... Ha fatto esattamente così. Sì, cazzo! Voglio vedere, qualcuno lo disegni. Qualcuno. Effettivamente i disegni sono realistici... Ma spinti. Oh, molto spinti! Non spinti, ma diciamo che... Te l'ho detto che fai Wattpad. Io ti ho detto di sì. Guarda, do solo un'occhiata a un foglio in controluce per notare se ci sono altri segni. No. E guardando il disegno mio socio. Che cos'è? Siete sì, voi, sì, sì. Ma più vicine di quanto in realtà siete. Ma non eravamo così vicine. No, ma... Ma perché è proto-realismo. Proto-realismo. Non ho capito assolutamente. Che esce fuori Panama, Virginia, e fa... E non ci stavate su una pagina? Oh. E torna indietro. Tu devi vedere oltre il mero disegno, tu devi guardare il significato, il messaggio del disegnatore. No, scherzo. Ah, contatto fisico per la prima volta. Oh. Che non si abbotte, che bello. Beh, non ha ripreso niente, non c'è nessun problema, giusto? Vedete che sono piuttosto divertita dai disegni, però quando vedo me e lei vicine, mi rabbuisco, tipo... Molto bello. Scusa, non te lo rovino. Grazie. Andiamo. E
non dico altro. Tiro dritto. Ok, io volevo riallacciarmi al discorso di prima, perché in realtà avevo delle domande da farti. Però se ti vedo così buia, così un attimino sulle tue, me ne sto sulle mie anch'io. Ti seguo, capisco. Ok, deve essere successo qualcosa vedendo quel disegno, ma ti seguo, non dico altro. Abbasso un po' la testa, Silvio. Arrivate alla funivia, anche John e Bacto, suppongo, raggiungano dopo un po'. Sì, sì, no, noi eravamo lì. Mentre andiamo, io ho sentito parlare di un gigante. Posso chiedergli di cosa stavamo parlando? Perché non so niente. Cioè, era il gigante, il... Ah, sì, giusto, che indigeni. Tu brillavi. Sostanzialmente abbiamo parlato con un autoctono. Sai, in verità agli indigeni non gli piace essere nominati indigeni. È un po'... Ne ho uccisi due io. Bravo. Grazie. Hanno aggredito comunque, cioè, nel senso... secondo la legge nautica, comunque, eravamo in pieno diritto di difenderci. Poi, ecco, ammazzare un prigioniero è un po' un altro paio di maniche, ma quello è un altro discorso. Comunque, praticamente ha detto che una creatura... C'è un dio, uno spirito, un'entità del vulcano che si è reincarnato in una creatura marina o in un qualcosa di marino, e quel qualcosa di marino li ha attaccati e loro ci attaccano perché dicono che noi stiamo stuprando il vulcano, e quindi per quello lo spirito del vulcano si è incazzato. E loro vogliono andare a indagare su sta cosa? Credo di sì. Io sinceramente... Ma in verità neanche io, cioè nel senso spiriti, cose, io sono più accademico. Ma io... sei un gigante della lava. Perché devi andare? Allora, in verità, perché aveva detto che si era incarnato nel mare, quindi un gigante tipo di alghe, credo. Di salsedine. Perché del vulcano sei di salsedine? È quello che mi stavo chiedendo anch'io. Cioè, se ci pensi, comunque, è molto affascinante il fatto che vulcano si reincarna in acqua. Cioè perché se sei lava e ti reincarni nell'acqua, diventi sasso, muori. Quindi è un golem. Ma non si può muovere? Vabbè, ma sarà... avrà tipo qualche energia divina magica, no? Mentre state avendo questa conversazione. Sì, allora mentre stiamo camminando ovviamente verso la funivia, dietro di voi i pirati stanno trascinando i cadaveri. Stanno impilando. Se fosse un'entità fatta di cadaveri. Scusa, dove li smaltite i cadaveri voi? Vedi Harry che sta buttando il grog sui cadaveri. Ah. Sì, in effetti non faccio in tempo a dirtelo. Beh, è una discarica questo posto. Abbiamo visto che i cadaveri comunque vengono lasciati un po' a caso. Beh, insomma, pensavo che... Come lo vedete il cannibalismo da queste parti, per pura curiosità? Ma che schifo! Ah, vabbè, siamo in una discarica. Una discarica, se riciclassero tutto, cioè alla fine. No, non vi visto male. Sì. Cannibalismo brutto. No, brutto, non brutto. Si fa, no. Anche qui. Sì, no, beh, è una città portuale, di gente strana ne passa. Volendo, qualcuno. Avete allevamenti di bovi? Mi sta facendo domande su cui non so rispondere con certezza. È un'isola normale, solo che è piena di spazzatura, quindi... Non è un'isola famosissima, nel senso è abbastanza nascosta nonostante tutto. Quindi sì, è una città portuale, ma ci arriva solo chi ci deve lavorare. Ok. Per quanto riguarda gli indigeni, non avete mai realmente indagato su cosa credono, cosa fanno, eccetera, perché una volta siete andati lì da loro, giusto per capire cosa stava succedendo, sono stati sempre super aggressivi e chiusi, e quindi avete detto, vabbè, vaffanculo, lasciamoli là. Boh, sì, no, cioè... Ci facciamo un po' tutti gli affari nostri qui, quindi cosa hanno voglia di fare, come si preparano il cibo, in effetti sta un po' a loro. Potresti chiederglielo, io non so neanche la loro lingua in realtà. Avete mai approfondito la conoscenza dei vostri vicini? Io sinceramente no, però chi ci ha provato è stato decisamente respinto, mettiamola così. Beh, visto che mi sembra una progressista, potrebbe essere utile per il futuro dell'isola. Pensaci, se anziché avere voi e gli indigeni, potresti diventare un unico gruppo e lavorare insieme, coesi. Avresti più forza lavoro, gente che saprebbe trasportarti meglio nell'isola. Magari conoscono anche qualche metodo per usare ancora più efficacemente l'immondizia. Non è per niente una brutta intuizione. E come faresti a integrarli? Non mi pare che capiscano molto di... Beh, questa cultura. Io capisco la loro lingua e la vostra. Potrei farvi un prontuario in modo che abbiate dei termini mediani. Non dico addirittura scrivere una nuova lingua, però trovare un punto di contatto in modo che possiate comunicare facile e poi pian piano studiare l'uno la lingua dell'altro. No, ha ragione. Ma tu dai per scontato che loro vogliano questa cosa? Beh, perché due popoli che convivono nello stesso posto dovrebbero desiderare la violenza qualora i si
ponesse la possibilità della pace? Beh, interessi diversi. Beh, penso che sia interesse di tutti preservare l'isola e vivere. Quindi, trovando questo punto di contatto, non vedo quale sia il problema. Beh, direi che per prima cosa andiamo a capire cosa li ha disturbati e chi ha causato questo disturbo. Risolvendo quel problema, credo che con delle basi pacifiche, in realtà, non male. Forse eri un mediatore, ma non te lo ricordi. Sai, non tutti vogliono fare amicizia e... Perché la gente non dovrebbe volersi unire? Non ci fidiamo molto l'uno dell'altro. Ma, non so, io sono stata quasi uccisa diverse volte solo per aver guardato male qualcuno. Sono nata nell'isola di Briconia, non so se ci sei mai passato. Lì ti devi sempre guardare le spalle. Briconia mi suona. Sì, ti suona. Briconia è una nazione neonata, l'antiregno, filibustieri, bucanieri, qualche ex corsaro, pirati ovviamente, e tutte quelle cose che riportano a sinonimi di pirati. Quindi persone che non hanno veramente un regolamento. Ah, certo, mi si spiegano tante cose in effetti così. Okay. Potrei non essere l'unica con quel background, diciamo che un po' ti viene la pellaccia dura e tendenzialmente ti fai i fatti tuoi e diventi molto bravo con le armi. A Briconia seguono i regolamenti un po' come i giochi di ruolo, sono più una guida. Un'indicazione. Un'indicazione, vai. Che un vero e proprio regolamento. Importante ruolare comunque, esatto. Briconia. Noi stiamo andando a Vulcano perché c'è Turrim, giusto? Sì, però non ho la certezza che sia lì, ma visto che insomma si diverte così tanto a gettare spazzatura nel vulcano, probabilmente ci passa l'80% del tempo. Però lui, correggimi se sbaglio, ma non è il capo del culto. No, lui... come descrivere Turrim? Lui era... In realtà non è che siamo sempre stati in guerra tra di noi. È successo solo recentemente. Prima Turrim e Donatiel andavano molto d'accordo. Io in realtà neanche c'entravo, io sono semplicemente una seconda. Però, non lo so, credo che sia successo anche qualcosa fra Turrim e Donatiel. Sostanzialmente quello che ho capito è che l'utilizzo che volevano fare della spazzatura li ha definitivamente divisi. Ma sono certa che Turrim non aveva queste idee così religiose quando frequentava Donatiel e non Damien. Potrebbe avere dei secondi fini? Potrebbe. L'idea che mi sono fatta, anche se è un po' strana, perché comunque Turrim è una persona molto sveglia, è che si sia fatto in qualche modo indottrinare. Magari era emotivamente debole in quel momento, però... E quindi quello che potrebbe aver indottrinato è Damien, giusto? Che invece è il sacerdote di suo culto. Sì, si frequentavano prima. Sì, allora all'inizio eravamo tutti sullo stesso veliero, ecco, e più o meno ognuno avendo, insomma, ben chiaro il suo ruolo, approfondiva queste passioni, eravamo un bel team in realtà. Poi, come avete potuto vedere, abbiamo smontato il galeone, ne abbiamo fatto un villaggio, si è presa la decisione di starcene fermi qui e dopodiché qualcuno deve aver approfondito la sua passione un po' troppo. Io ho una domanda in questo momento, noi stiamo tutti andando verso la funivia o siamo già sulla funivia? Ma io per scontato che questo discorso stia facendo sulla funivia. Ok, sì. E c'è anche Panama con noi sulla funivia. Ah, si sta ascoltando benissimo. Ok, e io infatti a questo punto mi vorrei girare anche verso di lui, dato che è lì, e dico, beh, ormai, dato che stiamo giocando a carte scoperte, mi rivolgo verso Panama. Tu sai qualcosa? Perché dovevi incontrare Donatiel? Donatiel è un'amica di vecchia data. Mi aveva chiesto di venire qua perché aveva avuto appunto degli scontri, ma non mi aveva parlato di Turrim o sacerdoti. Quindi non sai proprio niente di quello che succede su quest'isola. C'è una fumata nera sul vulcano. Ed era la sua preoccupazione? Penso proprio di sì. Ok, quindi molto probabilmente anche lei voleva indagare su questa cosa. Sì, 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 decisamente. Non capisco perché chiamare lei, però, a indagare. Non è nemmeno di quest'isola, come... Beh, molto semplicemente, il fumo nero sta attirando un sacco di attenzioni. Ah. E lei non vuole attenzioni, non ne voleva, suppongo. Quindi tu saresti anche disposto a tenere il becco chiuso? Beh... Io non ho detto che l'ho uccisa. Ma lei ti ha fissato. Cioè, lui ti ha fissato. Ah, prego, fissami. Ho delle belle tette. Quindi tu eri qua per fare un favore a Donatiel? Non lo so con certezza. Il semplice fatto che lei non sia qui non mi dà certezze. Scusa, ciò che voglio capire è, lui è venuto qui comunque per Donatiel? Lui è venuto qua perché è stato chiamato da Donatiel. Ok, perfetto. Ma Donatiel ha detto, vieni qua, dobbiamo parlare. Ok. Ah, non sa di cosa, quindi... No, lui comunque ha supposto
da quello che vi sta dicendo, appunto, che fosse il problema fosse la fumata nera. Ok, e quindi sì, di conseguenza, sì, visto che sapeva che Donatiel era qua a fare questo lavoro di riciclo, è un paio d'anni che non si vedono, ha detto: vuole stare schiscia? È venuta qua praticamente per farsi la pensione. C'è una fumata nera che sta attirando, potrebbe attirare un sacco di attenzioni. Ok, quindi tu eri qui per Donatiella. Corretto. Allora cosa ti trattiene qui? Voglio scoprire qual è il problema. Noi del Fedora siamo esploratori, siamo interessati a qualsiasi cosa che sia particolare e ne traiamo giovamento. Ma quindi a quale interesse? Vuoi soltanto informazioni o c'è qualcos'altro? E le informazioni non sono forse una cosa interessante? E cosa te ne fai delle informazioni? Puoi fare tante cose con le informazioni. Chiunque abbia informazioni ha potere. Però, come dice il detto, dead man tells no tales. Ed è per questo che sono qua. Mi sono molto stizzito nei suoi confronti, molto stizzito. Questo non l'ho capito, ma poi mi rivolgo nuovamente a lui. Beh, da ciò che io ho capito, voi effettivamente siete dei ficcanaso. E... vedi che ride, appunto. Sei molto forte. Ho visto che sei molto bravo con la spada. È molto elegante. Complimenti. Grazie. Beh, noi e Baisella siamo tutti militari. Quindi hai frequentato degli studi importanti? Ho frequentato l'Accademia. Tutti i Fedora hanno frequentato l'Accademia? No, non tutti. Io sono un esploratore combattente, ma non tutti combattono bene come me. Quindi sei un superiore. Sono importante. Bene, faccio un sorrisino quasi più di sfida che di altro. Ok. Finisce il buff. Nel mentre avevo pensato a quello che aveva detto lei sul fatto che Turin potrebbe essere indottrinato da Damian, così. Io non ci voglio andare nel vulcano. Io non voglio andarci. Quindi, e so che neanche lui vuole andarci. Quindi, Maria, ma essendo che Turin non è la nostra unica pista, come si chiamava il tipo che dicevi, il sacerdote, il... Damian. Sì. Potrebbe saperne qualcosa. Alla fine parlavano del cioè del vulcano, il gigante. Si potrebbe indagare anche su di lui. Ti stai cagando addosso. No, cioè sto valutando tutte le opzioni. Metti caso che è un vicolo cieco Turin, cosa facciamo poi? Non è una brutta idea la tua, però posso fidarmi? Di lui ti fidi? E quello metto... esatto, tutto dipende da cosa stai facendo. Oh no! Nessuno di noi si può fidare di nessuno. Ha dato dimostrazione, ha parlato con gli indigeni, ha trovato una connessione tra voi e loro, potrebbe lavorarci, potrebbe lavorare anche su una connessione con la chiesa, con i sacerdoti. Sì, io sono molto connettivo. Io ti metto proprio una mano sulla spalla. Vedi, quando lo fai faccio un... Ma tu esattamente che cosa sai fare a parte brillare e schivare colpi? Tutto quello che vuoi, piccolina. Tutto quello che mi interessa in combattimento, che cosa sai fare? Hai visto prima? Ho visto che brillavi, ho visto che stavi schivando di colpi. Non ti ho mai visto darne neanche uno. Erano dei principianti, cosa fai? Uccidi così? Cioè... Tipo... No. Beh, l'attacco migliore effettivamente risulta essere la difesa. Li ho tenuti per Panama, non hai visto come li uccideva bene? Com'era quella... Cioè, era bellissimo da vedere, mi sentivo quasi in imbarazzo ad aiutarlo. E poi è anche vero che tutta la brillantezza di Panama era dovuta al fatto che lui li aveva stancati, indeboliti con tutte quelle schivate. Era palese, la palissiano. E tu dov'eri mentre succedeva tutto il casino? E io ero a difendere l'ospedale. Poi, per carità, non ne ho colpito nessuno, ma non mi sono neanche preso una lancia nella spalla. Io sono lì che proprio che mi gratto come... Ok, wow. Forse ce la faccio, forse ce la faccio non... Ti do un pugno. No, dai. Sì. No, anzi, magari siamo sulla funivia, tipo, saremo seduti... Cos'è la funivia dove ci sono i posticini a sedere o è la funivia dove siamo in piedi che stiamo... In piedi, non è così... Ok, non troppo forte, gli do un'altra gomitata. Panama ti blocca. Ah, ok. Madonna, me lo porto a letto. Ha fatto 11. Blocca. Silenzio, siamo quasi arrivati. Io proprio ho gli occhi a forma di cuore, cioè sto guardando Panama. Ti guarda e dice: noi a Baisella saresti stato un ottimo soldato. Se ne sarei stato onorato. Combattere al tuo fianco deve essere un onore. No, saresti stato obbligato. È diverso. Andrebbe bene lo stesso. Io faccio letteralmente lei. Ti tengo d'occhio. Io sorrido genuinamente. Siamo arrivati? Cosa è successo? What happened? Gli ho detto: ti tengo d'occhio, è quello che voglio.
Bene, ma non benissimo. Allora io a questo punto mi rivolgo verso di te. Questi due non me la raccontano giusta. Effettivamente, se non c'è pericolo ad andare a... cioè, insomma, non mi sembrano tanto forti in combattimento. Effettivamente, se non c'è pericolo ad andare a parlare con questo Damien, forse sarebbe il caso di dividersi. Pensala così. Vuoi che stiamo tutto il tempo con voi o lontano da voi? Decisamente, allora, andiamo al vulcano. Vediamo dopo. Ci vediamo più tardi. So che non ho la certezza di potermi fidare di voi due, ma so che ho qualcosa che vi serve. E guardo... spero che abbiano capito... Io sto pensando a quando mi ha promesso uomini e donne, quindi sono io sto concentrato con le faccio. Sì, io mi, ragione. Io mi giro verso di lui, vedo che fa così e penso, oh, ok, se lui fa così allora devo reggere il gioco. Va bene, allora non so se possiamo, già degni di fiducia reciproca, ci ritroviamo fra un'ora giù, dove abbiamo preso la funivia. Volete fare questa cosa? Bah, io direi dove... ci vediamo a casa sua, cioè a casa di Donatiel. No, vediamoci alla funivia, sarebbe un po' strano. Facciamo se voi foste lì davanti. Tra magari più di un'ora. Senza un problema, più di un'ora. Appena arrivate con la funivia, vedete che è molto diverso l'accampamento, molto più fatto di lamiere, in realtà, più che legno, proprio perché vicino a un vulcano, globe il legno, non è una cosa molto intelligente. Ah, pensavo perché non credono nel legno, tipo. No, ci credono nel legno, è il vulcano che non crede al legno. Quindi sono praticamente dei container costruiti alla bene e meglio di metallo o comunque qualcosa che non prende fuoco. Sono 4 o 5, in realtà vedete, sì e no, 10 persone, non sono in tanto. Stanno accatastando dei rifiuti sul sentiero che porta sul vulcano. Il vulcano sta facendo la fumata nera, dall'alto vedete anche un po' di lava che blup, blup, ribolle. Scendete dall'albero che è stato utilizzato per fare la funivia e a pochi metri c'è l'accampamento. Appena vi avvicinate arriva Turrim. Turrim è una persona molto alta, snella, e ha questa mantellina verde su un fianco che appunto ricorda parecchio a Bacto, specialmente, lo stile del dominio Audax. Quindi tutte queste cose intrecciate graficamente, come tu hai visto numerose volte nelle zone in cui sei cresciuto. Bello, mi piace lo stile, ne voglio uno anch'io. Boh, spocchioso. Ha un viso affilato e da buon ingegnere, cioè la matitina. Allora, e due occhiaie. Quanto è consunta quella matita? Non è lunga così, è più corta. Mm. È di quelle rettangolari, quelle che si appoggi su un... ok. Specialmente in una nave. Molto utile, certo. Sono rettangolari, non rotolano. È una matita dell'IKEA. È morsicchiata? No. Non mi fido, allora questo è uno che cazzeggia. No, non è vero, perché noti che ha unghie nere da martellate. Ok, va bene. Quindi qualcosa ha fatto. Non puoi sapere se le martellate erano perché stava lavorando, magari si è chiuso un dito in una porta. Esatto. No, però mi viene da pensare che sia uno più fisico e pratico piuttosto che uno mentale. Quindi già mi viene da dire... Sì, questo mi sa che ha poco intelletto da passarmi, quindi mi interessa meno. Mentre lui pensa quello, io vedo le unghie nere e faccio... Che bello smalto, e penso che starebbe bene su di me. Mentre lui pensa questo, io guardo. Troppo magrolino, non mi interessa. Sì, è proprio secco. Io non sento i loro pensieri, quindi vedo tutti. E io li guardo e faccio, boh, non l'ha mai visto. Che pensano? Perché ti guarda e leggi nel suo sguardo, che cazzo ci fai qui? Non è cattivo lo sguardo, è proprio di curiosità un po' negativa. Ok. Maria? Turrim, non mi trovo qui per una visita di piacere, ma questa storia del vulcano inizia a fare un po' troppi danni. Forse dobbiamo parlare in privato di quello che sta succedendo qua con la spazzatura. Scusami, Maria, ma queste persone chi sono? Bacto? Bacto, John, Kyla sono arrivati al porto e sono con me. Non ti serve sapere altro. Ma non ti preoccupare, ci sono segreti da nascondere. Cioè, io li ho portati qua, ma ci sono segreti da nascondere sul vulcano. Panama si presenta, penso che non l'hai presentato. Ah no, non me ne frega un cazzo, sì. Io sono il Panama del Fedora. Sì. Sì, lui sì. Lo fai veramente, sì. No, no, ovviamente proprio... Sì, loro... So che fate le cose vostre qui e so che anche io mi incazzerei molto se qualcuno venisse in casa mia a farsi affari miei. Sì, esatto. Però queste fumate nere iniziano a attirare troppa gente. Loro mi hanno aiutato a risolvere un bel problema con gli indigeni. Sono arrivati circa in 20-30 e ci hanno attaccato perché queste cose che state facendo al vulcano hanno, credo, disturbato un gigante e... Gigante? Sì. Certo.
Ci deve essere un motivo per cui questi indigeni ci hanno attaccato, però. E senza di loro, probabilmente tutta perché la città... Perché sono indigeni. Quale gigante, scusa? Ma nessun gigante, ma che cosa vuoi che ne sappia io di un gigante? Aspetta, perché hai detto certo? Cioè, nel senso come se fosse... Ero ironico. Ah. Non ci sono giganti. Cosa pensi che stiamo facendo? Quello sai benissimo. Stiamo purificando l'isola. Sì, ma state danneggiando una montagna che era già qui prima di noi e che probabilmente non ha bisogno di spazzatura al suo interno. Senti Maria, ne ho già parlato con Donatiel. Come mai non è qua? Dov'è Donatiel? Per ora non ti riguarda. Perché lei è vestita come Donatiel? Perché era neanche nuda? Neanche questo ti riguarda. Mi riguarda? Perché dovrebbe? Perché gli ho regalato io quel vestito. Oh beh, lei l'ha regalato a me. Mi sembra molto strano. Da quando tu e Donatiel vi regalate vestiti? Ci conosciamo da molto prima che tu arrivassi nella ciurma. Secondo me qua c'è un cuore spezzato di mezzo. Fidati, mai fidarsi degli audaxiani. Mai. Ah, mi fido, arrivi da là, quindi... Va bene, sì, ok, ci sono stati dei vestiti regalati, molto bello, molto carino. Io però sono abbastanza interdetta da questa frase. È mia intenzione farvi smettere, o almeno cercare di capire perché state intensificando questa fumata nera che si vede a miglia e miglia di distanza. Ed è giusto che sia così, Maria. Come? È giusto che sia così, dobbiamo purificare l'isola. Sì, a un certo punto non ti frega più niente se arrivano degli stranieri perché qui c'è una fumata e degli indigeni ci attaccano, interessa soltanto che devi purificare quest'isola? Sì, esatto. E quello è lo scopo ultimo. Quando sei diventato così pazzo nel culo, non eri un uomo di ingegno e una persona che serviva alla ciurma e faceva le cose con intelligenza? Da quando sei diventato una macchinetta che ripete sempre la stessa frase? Probabilmente nel suo cervello stanno avendo dei flashback in quel momento. Si gira un attimo, guarda il vulcano. Maria, senti, ascoltami. Io non capisco esattamente quale sia il vostro punto di vista. Cioè, voi volete vendere l'immondizia. Quest'isola va purificata. Il mare ha bisogno di essere purificato, perché se purifichiamo il mare, purifichiamo la nostra anima. Ma in che senso purificare? Cioè, qual è la... Questo è John o Matt? No, questo è John. Cioè, proprio gli dico, ma in che senso purificare? Perché bruciando la roba pulisce la terra, ma inquini l'aria e soprattutto il vulcano, quindi purifichi da una parte ma sporchi dall'altra, perché se lo sporco lo butti nel vulcano stai solo spostando lo sporco. John, giusto? Sì, sì, credo. È meglio che tu faccia una chiacchierata con Damien. Sì. Ah, giusto, sì, perché ci servono altre persone. Anch'io ho i suoi stessi cervello. Dubbi, uguali identici. Diamo da Damien, così ci spiega che fantastica religione no, c'è nella lava. No, Maria, tu vieni con me. Ah, non avevo intenzione di parlare con lui, però mi piace che approfittate di persone che salgono qui per caso per trovare nuovi detti. Sì, sì, andate pure da Damien, andate, magari tornate qua e volete bruciare altre persone sull'isola. Prego. Percepisco un sottotesto, ma non mi è chiaro quale. Andate! Ah, ironia, vado. L'ironia ancora non... Me lo prendo a braccetto mentre andiamo via. Io mi lascio prendere tranquillamente. E io... In realtà non vi volevo cacciare, però mi dà molto fastidio che lui... vi dia ordini e quindi ho preferito darvi un ordine. Why? E non l'ho capito. No, infatti non volevo cacciarvi. Io non l'ho capita sta cosa, però mi avvicino a te che ti vedo abbastanza irritata. Faccio brutto a sto tizio qua che a me non piace. Tanto chi se ne frega, Mingherlino. Non ti sta guardando. Ma non ti preoccupare, non credo che siano così stupidi da farsi abbindolare. No, 10 minuti dopo, lui è vestito da sacerdote. Fuoco, purificami! Scherzi a parte, a bassa voce ti dico... No, quel John mi sembra davvero molto intelligente. In realtà è meglio se dividiamo i nostri sforzi. In realtà mi stizzisce solo un po' che abbia ordinato a degli sconosciuti di fare cose. È il suo modo di fare. Tanto non credo che rispetteranno i suoi ordini in ogni caso. No, quello non mi preoccupa. Quello che mi preoccupa è che Damien Bacto, abbia... sì, anche secondo me non è molto bravo in combattimento. Ma fischiano le orecchie, però. Penso qualcuno mi sta pensando, o chi sarà. Bacto e John seguono facilmente l'indicazione di Turrim. Sono tre casette, quindi nel senso è o l'altra. Capiscono subito qual è quella, fuori c'è l'incenso, quindi... Okay, stai cercando un luogo di culto, di solito sono un po' vistosi. Sì, beh no, non sono vistosi perché sono sempre delle baracche, però alcune baracche non hanno niente fuori, una c'ha l'incenso, è abbastanza facile. Vado dritto verso quella che è la casa giusta, poi svolto a destra e vado sulla casa sbagliata e apro. Wow. Molto bene. Cosa c'è dentro? Un uomo nudo. E PC al volo! Chirichetto. C'è Frederick. È un tizio con... solo la barba qui, tipo a capra, che stava scrivendo delle cose su un diario. E questa è la chiesa? No! Ah, e che cos'è? È casa mia! Ah!
Ma noi stiamo cercando la chiesa? È lì di fianco! Ah, scusi, intanto prendo tempo dicendo un paio di cazzatine. Analizzo se vedo armi. No. Arredamento misero, spoglio, immagino. Miserissimo, proprio. Quindi vedo un letto, una scrivania, fine. Punto. Ok, perfetto. Scusi! Che cazzo? Io guardo un po' stradito e faccio... Perché? C'è l'incenso e palesemente... Lo so, però voglio prima capire se sono pericolosi. Se sono davvero così tanto minacciosi, mi aspetto che abbiano delle armi nascoste, quindi... Di solito gli uomini di culto, per mie vecchie esperienze, pagano altri per proteggerli. Appunto. Quindi le case di fianco al luogo di culto. È un uomo veramente intelligente. Grazie, e tu sei molto affascinante. No, lo so. Stessa roba sull'altra casa di fianco. Ho capito, non è che siamo in Pokémon che entri nelle case delle persone. Ah, non si può. Però, scusi. Tipo in Zelda che apri la porta, spacco i vasi e me ne vado. Che è? Bon, permesso. È vuota. Mi affaccio e controllo cosa c'è. Ci sono dei vasi. No, il vaso si illumina, puoi interagire con esso. C'è una luce sopra il vaso. Ah, il vaso si illumina, va tutto bene, lo faccio io. No? Esatto. Quindi ti devo uccidere per vedere Va bene così, va bene così. Io ero concentratissimo sul fatto di non andare con Turim. Lo guardo in che si faccio? Perché siamo qui? Perché dobbiamo parlare con Damiano. Damiano, giusto. Damiano. Perfetto. Apro la porta della chiesa. Ok, all'interno trovi un arredamento un po' meno spartano, ma non tanto meno spartano. Vedi di schiena un signore che sta alla sua scrivania. Appena sente la porta aprirsi, si gira. Ah, buongiorno. Buongiorno. Si alza, è questo vecchietto, 60-65, non è vecchissimo, con dei basettoni, belli ispidi in realtà, e ha la tunica classica appunto della teocrazia di Sant'Oceano. Oh. Ti flasha un attimo, ti ricordi un po' effettivamente com'è strutturata la teocrazia, che c'era appunto questo profeta che si è sacrificato per fermare questa enorme tempesta. Ti ricordi che i dogmi principali della teocrazia sono appunto il sacrificio, non il sacrificio mortale, cioè non sacrifico la mia vita per qualcos'altro, ma sacrifico la mia anima per fare in modo che gli altri stiano meglio. Spesso i sacerdoti sono anche missionari, ci sembra di grado un po' superiore, quindi non è proprio la tunica classica, è di colore dell'acqua, quindi un verde acqua, oceano, che passa di qua con dei glifi sul fianco che ricordano le reti da pesca, e ha tre cinture con i tre colori, che sono, ogni volta che le vedi ti vengono in mente queste cose qua, sì, sì. Sono i colori che sono l'anima dell'uomo, sono le isole, le maree e l'oceano. Questo è quello che ti ricordi a primo impatto. Buongiorno. Buongiorno. Beh, siamo arrivati nella chiesa, giusto? È giusto? Non... Oh sì, questa è casa mia. La chiesa non Abbiamo sbagliato di nuovo casa. Non è neanche questa, però. Cosa state cercando? Noi stiamo cercando Damien. Oh, sono io. Ah, Damien. Molto lieto. Damien Noye. Bacto. Devo fare il gesto con una mano perché gli sto dando l'altra, quindi. Giustamente. E quindi cosa vi porta qui? Eravamo... interessati al culto, quello di buttare la roba nel vulcano, bruciare. Vorremmo capire un attimo come funziona, così, per curiosità, perché ci sono stati degli indigeni che hanno qualcosa da ridire con la vostra metodologia. Sì, purtroppo abbiamo provato a comunicare con loro, ma non erano interessati alla pace dell'oceano. Sapete parlare la loro lingua? Ho viaggiato in lungo e largo. Non riesco a dirla senza ridere. Ne ho viste di tutti i colori. E qualche parola l'ho imparata anch'io. Ok. Capisco abbastanza bene la lingua degli indigeni, quindi... Sei uno studioso? Sì. Studio una marea. Cosa laurea d'estrabanca, tantissime... Sì, io studio un botto. Suo insegnante Pico de Paperis. Sì. Che è... genuinamente interessato. E cosa avete studiato? Lingue. Filosofia. Lingue di filosofia. Filosofia, sì. Nelle varie lingue. Poi c'è la storia della geografia nella matematica. Sì, cioè come calcolare la bellezza delle storie delle varie isole. Oh. E tiro fuori alcuni strumenti, gli strumenti geografici di prima. Che hai rubato in giro. Ovviamente. Oh, che bello, altri studiosi. Venite con me.
vi accompagna in una zona che non avevate visto spalancando la porta, un po' più dentro. È una libreria con numerosi libri e anche addirittura delle pergamene arrotolate, ma finemente riposte come se fossero proprio importanti. Provo una nuova emozione. Che bello. Mi rallegro. Anch'io ho la mia collezione qui. Purtroppo il luogo non è dei migliori. Avete bisogno di conoscenza? Sono qua a vostra disposizione. Io mi siondo davanti ai libri, inizio tipo vecchietto, rimani dietro e va. Ah, sciatica? Sì. Madonna, è brutta, poi questa umidità. Sì, lo so, perché cioè, mi sembra di essere uno spizzolista. E mi vedi che improvvisamente, so io perché sono alto e tipo filiforme, adesso mi vedi che mi sono ingobbito di brutto all'improvviso, secco, così proprio... Ah, l'anca, Ma dopo sono caduto dalle scale, non lasciamo perdere. È per questo che non abbiamo scale qua. Ottima strategia. Però come salite sul vulcano? C'è il sentiero. Ah, c'era il sentiero e tu non me l'hai detto, scusa. Perché c'era scarpinata lo zoccolo di Gnura, moffetta, vai su un attimo, Ho capito, su un attimo, ora che è tutto storto. Torni chi è, Fup? Molti orchi muoiono ogni giorno raccogliendo le migliori fibre della Vercor e altrettanti rischiano la loro vita spremendo quei rettili come palloncini per fare il sangue di vipera, la birra preferita dalla nazione orchesca. Per motivi legali Intel dichiara questo metodo di produzione solo una leggenda, ma voi potreste scoprire la verità prendendola sul nostro shop ufficiale. Sangue di vipera. Scoprite l'orco dentro di voi. Ah, cavoli, quanto è bella Napoli. Ah, sarebbe un sogno se Intel andasse dal 22 al 25 aprile da quelle parti. Nel bungalow di Turrim, lui arriva, apre la porta, fa cenno. Su. Entro. Giustamente. Panama entra. Entra. È Virginia. La sua assistente entra. Esatto. Interesca. C'è un sacco di gente in questo bungalow. Siamo soli, quindi è tipo una conversazione privata nel tuo bungalow. Hai qualcosa da nascondere ai tuoi nuovi amici? No, anzi. Non credo che ci sia ormai più niente da nascondere, ormai abbiamo capito le intenzioni di entrambi. Siamo qui per provare ad andare d'accordo, Turrim, perché in qualche modo ci deve essere un punto d'incontro. Maria, proponi, ti ascolto. Turrim, io devo in qualche modo cercare di non creare troppi disordini. Probabilmente voi qui sopra non andate incontro alle conseguenze di quello che fate, ma lì sotto il bruciare la spazzatura nel vulcano provoca dei disagi, quindi più che incitarti caldamente a smetterla, posso proporti di portare la spazzatura da un'altra parte. È mia intenzione venderla, come ben sai. Io e Donatiella siamo sulla stessa linea su questo punto di vista, ma al momento bruciarla nel vulcano non sembra una soluzione ottimale. Ti chiedo di... Ma guarda, molto semplice. Noi bruciamo la spazzatura... Chiarissimo. Guarda, ti giuro... E ci siamo resi conto che generiamo appunto quel fumo nero, ma è chiaro che bisogna creare qualche onda per far calmare il mare. Ma in che senso, scusa? Calmare il mare? Quindi non è la spazzatura il problema è che dovete agire sul mare? Certo, come ha detto Damien, il nostro obiettivo finale e ultimo è quello di pulire l'isola in modo da purificare le nostre anime. Pulireste l'isola in ogni caso? Capite chiaramente che sta ripetendo a macchinetta. Sì, infatti. Pulireste l'isola in ogni caso, che voi la bruciate, che voi la portiate da qualche altra parte o che voi, che ne so, la utilizziate per fare altro, sarebbe comunque pulita l'isola. Il procedimento di Donatiella era troppo lento. Quale procedimento di Donatiella? Di venderlo al mercato nero due pezzettini alla volta.
Ok, bene, si potrebbe velocizzare. E come? Altra forza lavoro, si potrebbe velocizzare, potrebbero farlo tutti, potreste aiutare voi, per esempio. L'abbiamo fatto per un anno intero, Donatiele era ferma e fissa nella sua idea. E bruciando tutto quanto, quanto tempo pensi di impiegare? Sicuramente meno che aspettare che vadano avanti e indietro dei carghi che vengono a comprare la roba in base a quello che capita. Quei carghi e quella roba hanno procurato tanti soldi per il villaggio, bada come parli. Comunque noi stiamo facendo qualcosa. Credo che il bruciare della spazzatura serva solo a voi. Noi stiamo almeno provando a sollevare un po', sai, la qualità della vita qui. Nessuno vi obbliga a rimanere qui. Andatevene voi. È la nostra isola. Trovatevene un'altra. Scusami, e lì mi alzo proprio così. Scusami, da quando ti interessa soltanto il purificare il mare? Cosa ne è rimasto di quello che era la nostra ciurma, di Donatiel che voleva una... Chiedilo a lei cosa è successo alla nostra ciurma. Lo sai? Lo sai quello che è successo? Vedete che perde la minchia, la e io sono tipo, merda, mi ha sgamato, tipo, no! In realtà ovviamente non è la stessa cosa. Chiaro, però sono tipo, no, dimmelo tu, cos'è successo? Sentiamo, sai, sono solo la seconda, non mi dice quasi niente di quello che fate. Pensavo si confidasse con te. Certo, su quello che dobbiamo fare della spazzatura, ovvio, so tutto quanto, quanto ne devo portare al giorno, quanto poco le si faceva pagare, so tutto quanto. Ma tu davvero pensi che il problema fosse la spazzatura? Sul serio? Mi sembra che sia l'unica cosa che esce dalla tua bocca, Turrim. Sì, cos'altro c'è? Cosa mi state tenendo nascosti, Cristo santo? Cristo non c'è. Per l'amor del cielo, cosa mi state tenendo nascosto? Qual è il vero problema? Donatiel mi ha chiesto di sposarla. Ah, quando? Come? Perché? Cioè... Non te l'ha mai detto. Beh, sa mantenere segreti, a quanto pare. Beh, non che fosse una cosa rilevante. No, davvero? Eravamo migliori amici. E all'improvviso mi ha chiesto, mi vuoi sposare? Lì, nella sua cabina. Beh, dovevate essere proprio migliori amici se non l'ha detto a nessuno. E non capisco il problema, non andavate d'accordo, non... No, la... È complicato. Chiaro, ma... Cioè, quindi tu vuoi dire che noi ci siamo scannati perché non vi siete sposati? Quindi è solo una questione fra voi due? Non è così semplice, Maria. No, a me sembra molto semplice. No, invece. Devi capire che noi ce ne siamo andati. Io me ne sono andato perché non potevo più starle di fianco. Ok. Nel senso, se una persona si dichiarasse a te e tu... la vedessi semplicemente come un'amica. Quindi te ne vai e fai tutte queste cose contro i suoi interessi? Non è contro i suoi interessi. Ah, non era contro i suoi interessi il fatto che tu stessi bruciando tutto? È arrivato Damien e mi ha fatto capire che in realtà l'amore che lei provava per me era semplicemente dovuto a dei sentimenti generati dal fatto che eravamo sempre insieme. Invece l'anima è tutta un'altra cosa. Oh, ah, è arrivato il sacerdote che ti ha manipolato, quindi. Ammetto che effettivamente è venuto in un momento in cui ero debole, ma mi ha fatto effettivamente capire molte cose. Aha, come questa stupidaggine del bruciare la spazzatura per inquinare tutto il resto, certo. Non parlare di quello che non conosci. Ok, no, certo. No, parlo io. Parli quindi, tu, sì. Lascia che ti ripeto esattamente la stessa cosa, tu fai in modo che tutta questa merda ci cada sulla testa perché non vuoi più rivedere una donna che probabilmente amavi, Maria, un codardo per dirle sì, non lo so. Come ti permetti, Maria? Ah, mi permette come? Perché ormai ho capito che siamo tutti degli egoisti di merda e allora vengo qua a fare i miei interessi e ti dico o la smetti con queste stronzate da bambini e inizi a ragionare con la tua testa, perché non me ne frega un cazzo di cosa dice Damien. Non c'entra niente nelle questioni fra te e Donatiel. Non c'entra niente. L'hai fatto entrare tu nel tuo cervello. Damien mi ha... Vedete che si blocca? Damien mi ha aiutato in un momento di... difficoltà. Io pensavo che andasse tutto bene, invece no, stava andando tutto una merda. E poi abbiamo cominciato a scannarci. E cosa cazzo dovevo fare? No, ho capito. Cioè, in quel momento realizzo, perché anch'io ho avuto un momento di forte debolezza. Mi siedo, perché finora ero tipo tanto così dal suo muso. Però mi siedo e faccio...
Ok, ok, Torrim. Siamo venuti qua per parlare di affari, non d'amore o anima. Ma a quanto pare le cose sono davvero tanto collegate, quindi lascia che ti dica una cosa. So molto bene cosa vuol dire prendere decisioni e provare a riempire un buco, ok, che una persona ti può lasciare. Ma non credo che la cosa migliore da fare sia farsi usare da un culto. Credo che tu non abbia fatto qualcosa di sbagliato cercando di allontanarti. Ora lo capisco meglio. Il problema è che ci sono delle conseguenze e credo davvero che ci sia qualcosa in quello che dici, nelle tue discussioni e in quello che cerchi di dirti di dirti da solo, che non... Io non riesco a capire una cosa. Dov'è Donatiel in questo momento? Perché sei venuto Donatiel tu? Non c'è, ok? Non è qui e non verrà per molto tempo. Dov'è andata? Non è qui. È partita. Ma non ha senso. È partita dove? Non ha detto niente a nessuno, no? No, c'è qualcosa che non va. Come non ci ha detto di te, non ci ha detto neanche dove è andata. Non è da Donatiel. E tu cosa ne sai? Da quanto tempo non la vedi? Un paio di settimane. Maria? Abbiamo avuto degli screziatori. Sì, come accadeva spesso. Non tornerà più, Donatiel. Ora sono io che prendo le decisioni. Cosa? Già. Non ho capito, scusa. Penso di non aver afferrato bene quello che mi stai dicendo. Cos'è successo? Dimmelo, Maria. C'è stato un incidente ieri sera. Non c'è modo di riparare a quello che ho fatto. E non ho ancora realizzato, non so bene cosa devo fare, ma me ne sto occupando. Sto risolvendo il primo casino. Occupando? Mi stai dicendo che l'hai uccisa? Già. Fuori di qua. Fuori di qua! Subito! Me ne vado molto in fretta. Cosa fate ancora qua? Io la seguo. Vi sbatte la porta dietro di voi e sentite che sta piangendo. Nel frattempo, due idioti... No! Siamo noi! ...stanno guardando una libreria. E quindi, questi rifiuti nel vulcano, come funziona? Figliolo, è molto semplice. Come ben sapete, lui dà per certo è ovvio che voi siate credenti. Certamente. Come ben sapete, noi nella teocrazia abbiamo il sacrificio come primo e unico obiettivo di vita. E per rendere la nostra marea, i nostri oceani, non quelli fuori ovviamente, quelli dentro la nostra anima puliti, dobbiamo prima pulire quelli che ci sono fuori. Quindi di conseguenza l'idea migliore che è venuta a Turrim è stata quella di distruggere l'immondizia dell'isola nel vulcano. Ha senso? Ci sta? Sì. Ha senso? Ci sta? Sì. Scientificamente parlando. Metto la mano sulla spalla. Ha senso? Ci sta? Effettivamente un buon ragionamento. Ah. Quindi è stata un'idea di Turrim, non vostra. Insieme. Va bene. Alternativa, cioè, se si trovasse un'alternativa, cioè... Figliolo, le alternative ci sono sempre. Ah, quindi non è che per forza dobbiamo bruciare... No, certo che no. Basta trovare... Se è un accordo, si trova... Chi sarebbe? Cosa che sarebbe? Questa alternativa... Vi guarda nella speranza che siete... Beh, la troviamo noi, ad esempio, potremmo usare l'immondizia per... Costruire le case. Costruire sì, per gli indigeni. Sì. Sì. Così si trova al punto, li aiutiamo e. Ah, quindi vi sacrifichereste per la costruzione di abitazioni per gli indigeni? Definiamo sacrificare. Utilizzereste le vostre competenze nel farlo. Ah, sì, vabbè, utilizzare. Sì, sì, io potrei usare le competenze per fare da intermediario con gli indigeni, spiegare agli indigeni, magari troviamo una. Ecco. E tutti, lui si occuperebbe degli indigeni per costruire
tutto, io... Per il senso estetico, sì, mi serve senso, che ci sia sì, un qualcuno tutto... che mi dice che il senso estetico viene appagato da quello che stiamo costruendo. Ah, ma questa è una magnifica notizia. Ma quindi se, ad esempio, adesso andassimo a parlare qui indigeni, parlamentassimo con loro... Sono un po' restii al dialogo. Beh, però vi mancava l'anello di congiunzione, qualcuno che parlasse bene la loro lingua, no? Ma volendo, con un po' di parlé, noi ci abbiamo provato, ma magari non abbiamo utilizzato le leve giuste. Possiamo usare, noi abbiamo un sacco di leve. Datemi una leva e vi solleverò gli indigeni, diceva... Perinastase, sì, che era un antico filosofo dell'Audax. Filosofia. Cioè potremmo proporre agli indigeni di costruire qualcosa unendo la loro architettura alla nostra. Un grande... Figliolo, loro vivono in capanne di paglia. E allora, cazzo, c'è solo da migliorare. Sì, c'è solo da migliorare. No, non vediamo delle capanne di paglia, vediamo del potenziale. Dove pensavate di trovare la forza lavoro? Fra gli indigeni. Tra gli indigeni, senza... Beh, anche fra i pirati, ho visto che hanno costruito tutta quella bella infrastruttura di carrucole e leve. Sì, da una nave fai quello lì, cioè poi... Figurati, con la giusta immondizia, qua creiamo un impero, cioè... Se non vi dispiace, ora è arrivato il momento del rituale. Ovviamente questo vostro piano ci vorrà del tempo. Il rituale è quello di buttare la spazzatura nel vulcano. Ma se tipo lo tardassimo un attimino, evitassimo di buttare altra benzina sul fuoco? Mi sembra inopportuno. Perché? Perché è un po' una tradizione, ormai lo facciamo sempre in questo periodo della giornata. Allora, il problema di questa tradizione è che sta facendo dei grossi danni all'isola. Ti appoggio una mano sulla spalla. Figliolo, non ti preoccupare. No, mi preoccupo perché gli indigeni hanno attaccato il villaggio, sono morte delle persone. Cioè, sì, gli indigeni dicono che noi stiamo avvelenando l'isola. E perché non me l'avete detto subito, figliolo? Perché abbiamo preso molto la larga, sì, in effetti. Forse se andavamo dritti, sì. Welcome to Intake. C'era un antico filosofo, sempre dell'Audax, se non ricordo male, forse di Bricconia, che si chiamava... Filosofo di Bricconia? La vedo minchia! Oh, qualcuno è esiliato e è finito a Bricconia, che si chiamava Andros, che ne ha viste di cotte e di crude, e lui, la sua filosofia era prendere così tanto alla larga le cose che poi la gente accordava per sfinimento. È fatta, sì, è fatta apposta. E quindi, appunto, sono morte delle persone, tante, e... E che cosa avete fatto dei corpi? Non ne ho idea. Non ne ho idea. Era brutta la situazione, non veramente lo sappiamo brutta. Gestire noi e... Poi so che li hanno presi e li hanno portati tipo in un capanno. Sì, non... Santo Cielo, come lo vede il cannibalismo? No, per puro scopo accademico, per pura curiosità. Non dico che li abbiano cannibalizzati, mi chiedo, secondo Sant'Oceano, come... Cannibalismo è una cosa molto negativa, figliolo. Terribile. È un delitto incredibile. È un delitto incredibile. Quasi quanto bruciare dei corpi, se è terribilissimo. Sì, terribile, inaccettabile. I corpi vanno sempre restituiti all'oceano. Esatto. Perché... Ah, ma certo, perché la casetta, ho visto che aveva uno scivolo che andava diretto in mare. Quindi... Sì, è vero che aveva il giro della morte prima. Esatto. Infatti, dopo il giro della morte, i corpi via, ma chilometri. Scusatemi, siete molto simpatici, ma state scherzando, vero? Beh, no. È molto difficile mastrare in queste condizioni. È molto difficile. È bellissimo. Tornando a noi, quindi, visto che appunto c'è questa grossa difficoltà, se tardassimo non di tanto, cioè il rito. E io lo chiedo, che ore sono di grazia? È più o meno mezzogiorno. Ok, anziché proposta, anche scenografica, che tu concorderai con me, buon collega, farlo a mezzanotte, col buio, in cui c'è solo la luce del vulcano. Molto più scenografico, molto più bello. Ma il nostro obiettivo non è scenografico, scusate. Ma mio buon fratello, ascoltami. Va bene, non c'è problema. Ok, lo tardiamo. Lo tardiamo un po'. Perfetto. Adesso, se non vi dispiace, io andrei a Mount Kenway a capire cosa è successo dei poveri indigeni. Sì, lascia la funivia lì, pronta all'uso. Avete bisogno di qualcos'altro, figlioli? Posso leggere un po' di libri? Apri un altro libro. Sì.
un ricettario. No, no, il filosofo Andros. Sì, no, allora cerco se c'è il filosofo Andros. Non c'è il libro del filosofo Andros. Maledizione. Allora prendo un libro di ricette, lo apro. Ah, trovi alcune ricette abbastanza interessanti, anche una dell'atollo qua delle catene. Il pesce delle contrade, che è un tipico pesce multicolore, si toglie la pelle, si fa cuocere all'interno di una zuppa di ananas, comunque frutti esotici, poi lo si estrae, si strappa la carne che bollendo si stacca facilmente, eccetera, si taglia a cubettini, si prende la zuppa, la si fa raffreddare, si mette dentro adesso i cubettini proprio di pesce all'interno e si serve in ala di pipistrello. Cioè, allora, ovviamente all'epoca serviva nell'ala di pipistrello essiccata, adesso basta una ciotola di legno, ed è un po' come il gazpacho, quello di pomodoro spagnolo, però è una ricetta molto, molto in voga nella zona. Ma coglioni. Posso vedere il... Tieni, vai. Cioè, perché anch'io del filosofo... del... cioè, inteso, anch'io ho studiato il... Parnassone. Figlioli, non preoccupatevi. Qua è come una carta locus della teocrazia. Potete tranquillamente prendere quello che volete. Posto che... La carta locus, sì? È tipo lo scambio dei libri. In ogni luogo dove vi è appunto un luogo di culto della teocrazia, c'è una zona adibita allo scambio dei libri. Quindi cosa significa? Uno può andare lì, non è una biblioteca. Tu puoi prendere un libro, darne un altro, oppure è una zona di lettura. Serve apposta per permettere a tutti di poter leggere un'infinità di libri possibili e immaginabili. E all'esterno di queste strutture, questa no in particolare, ma Tetti Flescia dice: un lettore non ruba, un ladro non legge. E gli dico esattamente questa frase: un lettore non ruba e un ladro non legge. Ah, infatti stavo leggendo palesemente il... Quindi lui non è un ladro. Un vero lettore, una volta letto il libro, avrebbe, cioè, porta indietro il libro. Infatti l'ho finito. Ecco, perfetto. Bello, eh? Bello. Cioè, un po' discutibile secondo me. Non avrei messo il lupo in quel punto, però... Lupo. E quelli due lupi che abbiamo all'interno di noi. Sentite un po' in lontananza la voce di Turrim che urla: fuori di qui! Sarà andata bene o sarà andata male secondo te? Ma sai che secondo me è andata male? E andiamo a scoprirlo. Damiano, vecchio guascone, andiamo a vedere cosa sta succedendo. Oh, aspetta, prende il bastone. Ah sì, scusa. Ed esce. Metto tutti i libri a posticino e faccio un'ultima scan finale, velocissima, per vedere se trovo roba riguardo a fauna ittica, bestie del mare. Sì, trovi un paio di libri che riguardano quelle creature marine in generale. Considera che appunto il mondo di Navigavia è quasi tutto mare, quindi contrariamente alla terra in cui noi abbiamo esplorato principalmente la terra, in Navigavia si è esplorato molto, certo, più mare. Due libri hai detto, no? Sì, un paio di libri. Ok, li estraggo, questi li riporto dopo. Oh sì, no, non preoccuparti. Apro la mia cassa del tesoro, li infilo dentro, chiudo la cassa del tesoro. Marsupio. Il mio carsupio. Io non voglio diventare apparire scemo, ne prendo una a casa e faccio: sì, anch'io, questo qui è molto... Figliolo, sono lì apposta. Grazie. Cosa ho preso? La Bibbia. Sì, gli scritti dei tre discepoli del profeta. Proprio quello, volevo... Ottima scelta. Sì, Quando uscite vedete appunto tutto il resto del gruppo che è stato catapultato fuori dalla... Devo tornare serio, come faccio? Come usciamo dalla casa io sono abbastanza sconvolta in realtà, perché cioè finora mi ero un po' trattenuta, però come tutte le emozioni escono fuori, vado fuori e tirando un urlo do un pugno non al bungalow poveraccio, a una roccia, mi siedo per terra, sono tipo: oh mio Dio. E così, Maria, tutti i nodi vengono al pettine. Stai zitto, non è il momento. Ok, adesso noi due usciamo. Io vorrei avvicinarmi a lei comunque sia. Cioè, io non lo so, ho visto questa scena, ho detto: ok, non è successa una bella cosa. Comunque ha appena ammesso quello che ha fatto ed era una cosa che voleva tenere nascosta. Io prendo, mi avvicino piano a lei e mi siedo di fianco a lei. Noi usciamo tutti contenti e quindi questa scena. Sì, infatti vedo... Vedete Panama che fa? È lui! Nel caso... Cioè, io vedo loro che fanno casino. Prendo il bicchietto lì con noi? Ma è lì di fianco, però è dietro. Ok, vabbè, in caso gli accarezzo i capelli, gli tappo le orecchie, gli faccio: dovevamo essere noi quelli che facevano casino, vero? E poi gli accarezzo i capelli, faccio: bei capelli per la sua età, complimenti. Sì, alla pelata come me. Bella pelata, complimenti per la sua età. Quindi è stato un incidente? Sì,
Nel senso, non era questo stinco di santo, ma... Donatella, quando sono venuta su quest'isola non ero sola. Ho conosciuto una persona e abbiamo deciso di rimanere qua, sull'isola. Ci siamo affezionati al gruppo, alla banda, e poi Donatella me l'ha portata via. Ed è abbastanza complicato per me capire cosa è successo ieri, perché volevo ucciderla da tanto tempo, ma era diventata quasi una mamma per me. Era un sentimento che provavi realmente o era soltanto rabbia? Volevi soltanto far uscire la tua rabbia? Volevo davvero che morisse Donatella, ma sono anni ormai che mi ha portato via... Non lo so, ok? L'ho scoperto qualche anno fa, era... Probabilmente anche quello è stato l'incidente, non lo so, e non ho mai voluto chiedere perché mi era stata portata via mia moglie, e dopodiché avrei dovuto anche rinunciare a quella che era la cosa più vicina a una figura materna che avevo mai avuto, e poi sarei rimasta di nuovo sola, e quindi ho fatto finta di niente, ho detto vabbè, un giorno mi vendicherò, e poi sono diventati anni, e dopodiché ieri qualcosa è scattato e l'ho fatto, e non mi fa sentire meglio, e ho fatto la stessa cosa che Donatella ha fatto con me, ho portato via una persona importante a Turrim, e adesso è tutto un casino, Kayla, è tutto un casino. Posso immaginare? Beh, credo che avrai rimorso per il resto della tua vita e non potrei in alcun modo rimediare a quello che hai fatto. Credo che molte persone ti odieranno per questo, come abbiamo già visto. E scusa, tu hai 7 in empatia, vero? Ho due perfetto, a posto. Perché? Bene. No, niente, vai avanti, non volevo disturbarti. No, perché, scusami? No, è in character, assolutamente. Sì, no, io lo faccio. Allora, perché? Allora, te lo spiego. No, era solo una battuta, stai andando benissimo. È bellissimo. No, è perfetto, è in character, solo che... cioè, no, proprio preso il cuore. Vorrei... No, perché volevo andare a un punto. Sì, sì, no, scusa, veramente, non volevo disturbarti. Era perfetto. Però mi ha fatto ridere. Avrai il rimorso probabilmente per tutta la vita e molte persone ti odieranno per questo. Le tue azioni avranno sicuramente delle conseguenze, però ormai il danno è fatto e credo che l'unica cosa che tu possa fare in questo momento è comunque sia cercare quantomeno di rendere vivibile la situazione su quest'isola. Se tu sarai il futuro capo di quest'isola, beh, toccherà a te proteggerla. Quando tu, Maria, stai ascoltando le parole di Kayla, ti colpiscono abbastanza. Non la stai guardando, stai fissando un punto davanti a te con dei sassolini del sentiero. Vedi un sassolino che comincia... più di uno e... si sta muovendo un po' tutto. Cominciate a sentire anche voi vibrare dal terreno. Vivendo spesso in mare, più che terremoto è come una bordata di nave. Però non è normale. Ok, c'è il vulcano. Vi girate tutti verso il vulcano, suppongo. Certo. Questa fumata nera. Ma in realtà sentite un rumore gutturale fortissimo venire dall'altra parte, dal centro dell'atollo, dove l'acqua comincia a muoversi. E al centro dell'atollo vedete spuntare un enorme, gigantesco cetriolo di mare. In che senso? Cioè, come è fatto un cetriolo di mare? È letteralmente un cetriolo. È tipo, allora, no, immagino, più raggrinzito, più schifo. E più colorato, soprattutto, con più buchi. No, ma letteralmente un cetriolo. No, non è un cetriolo. Guarda l'illustrazione, questa è l'illustrazione. Ah, chiaro. Vedi, è lì, cosa. Giulia, è lì l'illustrazione. Un po' di metagame, loro la stanno vedendo. Ho fatto danni davvero! Pazzesco, bellissimo! A settimana prossima! Ciao! Ciao!
Credo che sia la chiusa più bella. Perfetta. Che abbiamo mai fatto. Perfetta. Non ho un cazzo da dire. Perfetta. Guarda che cazzo ha lasciato l'acqua aperta. Che cazzo vuoi che sia stato? No, Giulie. Ho che microfono. No. Vabbè, c'è da pulire. No, vabbè, c'è da pulire. No, c'è lo scotch. Lo risolviamo subito. Sì, sì. Un attimo, vado a spegnere la telecamera.